Ciao ragazzi, bentornati sul mio Castomino to Sblock TV. Oggi parliamo di Cypher System. Dopo la sigla. Allora ragazzi, Cypher System è un manuale edito da Weird Edizioni, uno degli sponsor del canale, anzi è forse uno dei top sponsor del canale. Perché ve ne parlo? Perché Cypher System non è un gioco, è molto di più, è un sistema di gioco. Vi permette di adattare a qualsiasi gioco di ruolo il sistema. Quindi, se voi avete addirittura l'idea di ideare un vostro gioco di ruolo con i vostri amici, Cypher System vi permette di avere una struttura di regole base che potete utilizzare per il vostro gioco. Quindi potreste ambientare il vostro gioco nel tempo reale, dove voi siete dei supereroi, piuttosto che andare indietro nel passato, avanti nel futuro. Può essere fantascientifico, horror, appunto di supereroi o fantasy, ovviamente. Vi faccio vedere da vicino, quindi poi zoomiamo sul manuale, perché il manuale ha delle caratteristiche specifiche molto particolari e veramente è interessantissimo, perché grazie a questo, e ovviamente è grazie a Monte Cook, che è addirittura ormai diventato Monte Cook Games, per cui vedete praticamente che ha fatto tutta una serie di giochi, tra cui Numenera, e quindi è grazie a lui che esiste anche Numenera, di cui poi io farò una puntata a parte dove vi farò vedere i nuovi manuali della ultima edizione, sempre edita dalla Weird, che è stratosferica. Vi faccio vedere come funziona il Cypher System fra un attimo. Prima di iniziare, velocissimi 8 secondi per chiedervi di iscrivervi e cliccare sulla campanellina, così il canale può crescere insieme a voi. Allora, innanzitutto, perché mi piace il Cypher System e perché vi presento il Cypher System? Innanzitutto, la parte principale è che questo manuale è la struttura base di molti giochi della Weird Edizioni, tra cui appunto Numenera, che è un capolavoro vero e proprio, vi farò vedere in altre puntate. Quindi, ovviamente, mi sembra doveroso parlarvi del sistema di gioco prima di affrontare determinate ambientazioni, perché di questo si tratta. Gli altri giochi sono ambientazioni nei quali poi con Cypher System potete giocare. Ed è quello che vi dicevo all'inizio del video. Cioè, voi potete tranquillamente adattare questo sistema di gioco a un film, a un gioco, cioè, non mi viene da dire film perché alla fine è quello, ma diciamo che potete adattarlo appunto a un fantasy piuttosto che a un gioco di fantascienza, a un gioco dell'orrore piuttosto che a un gioco di supereroi, no? Che cosa ha dentro il manuale? Allora, il manuale, che appunto come vi dicevo prima è edito qui in Italia da Weird, ma è di Monte Cook Games. Diciamo che ha dentro un regolamento completo, quindi già la cosa principale è che voi avete tutto il regolamento completo sia per il giocatore che per il game master. Poi avete delle regole specifiche per i generi e consigli per le partite fantasy contemporanee, appunto di fantascienza, come vi dicevo, horror e supereroi, e quindi sono regole specifiche per ogni tipo di ambientazione e suggerimenti per ogni tipo di ambientazione. Avete quattro nuovi tipi di personaggio rispetto al primo sistema di Cypher System. E in questi quattro, diciamo, tipi di personaggio ciascuno è altamente personalizzabile, quindi avete la vostra ambientazione e quindi la personalizzazione per ogni ambientazione. Ci sono oltre 50 descrittori e più di 70 focus. I descrittori e i focus fanno parte del sistema. Poi ci sono regole fondamentali, diciamo, che tengono la struttura del Cypher System. Pagine e pagine di equipaggiamento, centinaia di cripto artefatti. I cripto dopo vi dirò che cosa sono perché meritano un punto a parte, diciamo, perché fanno anche quelli veramente il focus e il core, diciamo, del gioco. È una grandiosa e agevole guida per il game master, perché effettivamente dopo c'è tutta la parte del game master che vi insegnano ad adattare il Cypher System alla varietà di ambientazioni. E per dire, potreste adattarlo a qualsiasi cosa, cioè potreste adattarvi Trudvang piuttosto che D&D stesso, cioè è proprio un sistema, una struttura. Nuove regole, sistemi e contenuti da usare appunto con Numenera ed Estrange, l'anomalia, che sono i due giochi più potenti di Cypher System che finora hanno portato avanti, diciamo, questo sistema. Però il manuale è una grande idea, perché innanzitutto, come sempre fa Weird, è stampato e edito in maniera impeccabile. Guardate solamente come viene curata la grafica e come viene curato, per esempio, il dettaglio
delle illustrazioni, che qui sono quasi più fumettistiche e mi piacciono perché non hanno una personalità di genere, quindi non è che vedete una grafica che vi porta solo nel fantasy piuttosto che solo nella fantascienza, è neutra, di fatto dà subito l'idea di quello che state per affrontare. Un'introduzione con tutto che può succedere, vi spiegano perché, vi spiegano come si gioca a Cypher System, qui vi spiego una regoletta base che è molto utile se volete scegliere di comprare il manuale, che tra le altre costa 59 euro, e per capire questo tipo di gioco come funziona. Diciamo che le regole fondamentali del Cyber System sono piuttosto semplici, perché il gioco è basato su pochi concetti chiave, e in questo capitolo voi leggerete tutti i vostri concetti. La cosa importante è questa: non si ottengono punti esperienza sconfiggendo nemici o superando le normali sfide del gioco. La vera essenza del Cyber System è la scoperta, e questa è una figata incredibile che cambia le regole dei giochi di ruolo, ed è veramente entusiasmante, nel senso che io ne parlo più da game master, ma perché penso a come narrare la storia, no? Però è molto importante scoprire, tra le altre, i cripto di cui poi vi parlo, ma scoprire dettagli nell'avventura, e questo vi fa guadagnare punti esperienza. Ci sono addirittura delle azioni che hanno delle difficoltà che poi trovate nella tabella, e c'è una regola semplicissima, calcolate che anche qui è tutto di 20, quindi moltissimo di 20, non tutto, però diciamo che quando non viene specificato, un tiro di un dado è sempre un tiro di 20. La cosa molto interessante è che il Game Master stabilisce una difficoltà per ogni azione su una scala graduale da 1 a 10, in base a questa scala lui deve fare, il giocatore deve effettuare un tiro per vedere se riesce a superare quella difficoltà. Come si calcola? È semplicissimo. Praticamente ogni difficoltà è associata a un numero bersaglio che è sempre pari al triplo della difficoltà, quindi se io per esempio devo riuscire in un'azione di difficoltà 4, devo ottenere un 12 o più con il tiro del dado da 20, quindi qui si supera il risultato o si fa pari, quindi 4 di difficoltà, 4, 8, 12, 12 o più col tiro da 20 e ho superato, altrimenti ho fallito. E c'è una tabella molto interessante che vi spiega, e qui capite già l'essenza del Cypher System, perché è bellissimo. Per esempio, se io devo fare una difficoltà dell'azione che è 8, ok, viene considerata definita eroica. Il numero bersaglio è 24, quindi voi chiaramente avrete dei modificatori che vi aiuteranno sul tiro da 20. Ma la cosa bellissima è la spiegazione. La definizione di eroica è che è un'impresa degna di essere narrata per anni, per esempio. Oppure leggendaria è un'impresa leggendaria ricordata per una vita. Cioè, quando voi fate qualcosa nel Cypher System, a volte è veramente epico, cioè a livelli proprio non umani, quindi superate una cosa che vi fa andare avanti con l'avventura, ma che poi fra gruppo, diciamo, di quelli che hanno giocato, la riracconterete, la rinarrerete per altri episodi, per altri mesi e anni, perché sarà stata magari epica, perché magari dovevate fare 30 ed era quasi impossibile fare 30 dato i modificatori e dato il tiro del dado da 20, no? Poi ce la fate e per esempio 30 è impossibile per normali esseri umani, anche se l'azione in sé non sfida le leggi della fisica, quindi non sfida le leggi della fisica, ma voi dovete avere quasi dei superpoteri per riuscire a superarla, no? Mettete il caso che un umano senza i poteri in quel frangente riesce a fare qualcosa di spaventoso, per esempio, fa qualcosa che era impossibile senza abilità o grande tenacia, e quindi vi ricorderete che quella volta siete riusciti in un'azione incredibile da magari riutilizzare in un'altra avventura. Vado avanti, allora qui comunque avete capito, questa è l'essenza, diciamo, una delle parti del Cypher System molto interessanti, cioè i punti esperienza, per ricapitolare, non si fanno uccidendo i personaggi, ma scoprendo e superando azioni e difficoltà delle azioni. Qui avete il capitolo 4 dove vi dice come creare un personaggio, vi dà un altro capitolo dove vi dice il tipo di personaggio, e quindi appunto il solito discorso, no? Il guerriero piuttosto che, qui dietro avete il codardo, il condannato, il creativo, il crudele, qui è fantastico, calmo, è un po' come dire il
facendo sempre il paragone con D&D, il legale neutrale piuttosto che il caotico buono, caotico cattivo, eccetera, no? Ma qui è molto più specifico, perché voi potete essere calmi, codardi, condannati, creativi, crudeli, guardate quanti ce ne sono: folle, facoltoso, esiliato, empatico. Mi fermo su empatico perché mi piace un sacco. Per il personaggio gli altri sono come libri aperti, magari in grado di interpretare il linguaggio del corpo, oppure percepisce le emozioni come fossero messaggi tangibili captati dalla sua mente. Il dono che possiede lo aiuta a socializzare e evitare comprensioni, conflitti e malintesi. Allo stesso tempo, però, essere costantemente bombardati dai sentimenti implica che è più difficile mantenere un proprio equilibrio emotivo, giusto? Quindi il personaggio rischia di apparire fragile o reticente quando tenta di fare il vuoto attorno a sé, praticamente, per paura che gli altri sappiano esattamente cosa prova. Quindi in questo caso l'empatico ha una mentalità aperta, quindi ha un più 4 alla riserva di intelletto, quindi avrà un più 4 di modificatore. Come abilità il personaggio è nei compiti che implicano percepire le emozioni, quindi capire le motivazioni e farsi un'idea degli altri. Come abilità ancora il personaggio è addestrato in tutti i compiti che implicano interazioni sociali, piacevoli o meno che siano. L'inabilità, perché c'è anche l'inabilità, è essere così ricettivi a un prezzo e rende suscettibile alla tua influenza. Quindi la difficoltà dei tiri difensivi di intelletto è aumentata di un grado. Perché? Quindi fate conto, difficoltà 3, per lui diventa 4, perché quando qualcuno tenta di persuaderlo, convincerlo, lui che è empatico si sente coinvolto e più facilmente magari verrà persuaso e convinto. Questo è un esempio, no? E poi ci sono agganci, questo è fantastico, guardate anche qui quanto cura il Cypher System l'avventura e quindi quanto ci tiene, no? Per ogni carattere ci sono praticamente degli agganci dell'avventura iniziale. Quindi, per esempio, anche solo se ci fosse un empatico in gruppo, il Game Master potrebbe dire che il personaggio ha percepito l'importanza che la missione aveva per gli altri personaggi e si è unito al gruppo per aiutarli. Il personaggio si è legato a un altro personaggio così profondamente da non riuscire a separarsene, quindi magari si innamora oppure si lega a uno dei personaggi in particolare del gruppo. E questo comporta tutta una serie di difficoltà. Se voi immaginate poi cosa succederà, mettete caso che quell'altro personaggio muore durante la partita, che cosa può succedere a voi a livello di trauma, perché siete empatici e vi siete legati a quel personaggio indissolubilmente. Il personaggio ha percepito qualcosa di strano in uno degli altri personaggi e si è unito al gruppo per vederci chiaro. Oppure, per esempio, il personaggio si è unito al gruppo per sfuggire a una relazione scomoda o a un ambiente spiacevole. Questo è solo l'empatico. Immaginate, guardate quanti ce ne sono: guardingo, gentile, furtivo, forte, giovile, cioè pieno. Guardate, gioviale, scusatemi, ignobile, impulsivo, indagatore, pieno. Quindi questo è un altro ottimo spunto che vi do per scegliere questo sistema di gioco, che dovete basare moltissimo sul carattere. Quindi ci vuole un gruppo che sia in grado veramente di immedesimarsi e giocare di ruolo. Non basta tirare i dadi in questo gioco, bisogna veramente recitare insieme. Quindi è una bella esperienza da fare. Moltissimo mi piace il fatto che Weird nella grafica abbia, come vedete, fatto praticamente dato un colore, diciamo, no? A ogni capitolo, e questo vi permette di prenderli al volo, perché come vedete cambia il colore nella costa. Voi avete praticamente vari tipi di colore che vi permettono appunto di capire dove siete. L'equipaggiamento, non sto a troppo tempo sull'equipaggiamento per farvi vedere, anche perché non voglio spoilerarvi le cose, è bello che ve le guardiate voi. Però le regole del gioco, un minimo di ventaglio ve lo do. Capitolo 9 sono le regole del gioco, quindi qui capirete come sono le regole del gioco e le regole opzionali, che è una parte delle regole del gioco che, se volete, potete utilizzare, come no. E poi ci sono le ambientazioni, quindi c'è il fantasy, la fantascienza, il contemporaneo, e vi dà delle regole specifiche per adattare le regole del gioco e le regole opzionali al tipo di, okay, di ambientazione che avete. Supereroi, questo deve essere interessantissimo, e c'è un gioco che vi farò vedere eccezionale su questo, ma non vi dico altro, ma ve lo faccio vedere in un'altra puntata. Parte 4, sezione per il Game Master, quindi questa se la studia ovviamente il Game Master se gli interessa. E qui avete un capitolo sulle creature, un capitolo sui personaggi, le cripto e con due il Siphon System. Mi fermo sulle cripto, che è a pagina 322, perché hanno una
un ruolo importante all'interno del Cypher System e ve ne parlo. Le cripto sono praticamente il cuore del Cypher System. Il motivo è semplicissimo in realtà. In questo modo i personaggi hanno due tipi di capacità. Quelle immutate o che cambiano di rado, che sono tipiche di qualsiasi gioco, no? Che può essere qualsiasi gioco di ruolo, e molto spesso trovate solo questo. Qui invece ci sono anche quelle che invece lo fanno di continuo, aumentando la variabilità delle partite, cioè cambiano continuamente. I cripto sono la ragione per cui nessuna sessione di Cypher System effettivamente diventa poi fine a se stessa e identica all'altra. Perché? Un esempio che mi veniva in mente poco prima, che stavo preparando il video e ci ragionavo sopra anch'io. Che cosa sarebbe Re Artù senza Excalibur? Pensateci bene. Excalibur è una parte integrante della figura di Re Artù. Re Artù ha un sacco di doti perché è un bravo uomo, ci tiene a essere giusto, ci tiene all'ordine cavalleresco e quindi è preciso su queste cose qui, però ha cuore, animo, diciamo, no? Ma senza Excalibur non sarebbe King Arthur, non sarebbe Re Artù. Re Artù è famoso perché ha estratto quella spada magica e quella spada gli dà dei poteri particolari. Senza quella spada non ha quei poteri. Stessa cosa vale per Thor senza il suo martello. Lo avete anche visto probabilmente nel terzo film, quando perde il martello, cosa succede? Poi alla fine lui ritrova una parte di quei poteri, ma alla fine il martello torna. Quindi anche lì abbiamo delle caratteristiche di un personaggio che cambiano in base a quello che lui ha. Qui, per esempio, potreste avere il Game Master magari all'inizio dell'avventura vi fa avere uno dei personaggi che riceve un cripto, che è un oggetto che gli permette di teletrasportarsi lontano. E quindi lui può decidere di teletrasportarsi direttamente magari nel castello che voi dovete raggiungere se è un fantasy, piuttosto che nell'astronave che non riuscite a raggiungere. Lui paf e compare dentro l'astronave. Capite la differenza che questo comporta all'interno del gioco? E senza quel cripto lui non potrebbe teletrasportarsi. Quindi è una caratteristica che rimarrà stabile il fatto che quel personaggio continuerà a teletrasportarsi quando e come vuole negli anni di gioco, oppure perderà quel cripto e perderà tra virgolette il suo potere? Quindi capite che questo è un capitolo fondamentale che vi dà veramente uno spessore al gioco enorme. Guardate le tabelle con tutto quello che può essere, prendete voi tirate un dado da 6 con 1 2 usate la colonna 1, con 3 o 4 la seconda colonna, eccetera. Questa è la tabella dei cripto concreti, cioè vi spiega quali sono i cripto, che cosa fanno, potete ovviamente farli di vostri, quindi qui vi danno sempre dei suggerimenti, ok? L'altra cosa interessantissima e finale praticamente è il tipo di conduzione, cioè il Game Master e i giocatori fanno insieme la storia, perché il Game Master non potrà mai prevedere, dando solo un cripto che parlavamo prima del teletrasporto, immaginate quanto può cambiare un gioco che voi pensavate di condurre in un modo, no? Immaginate invece quanto cambia se quello dice: bene, mi teletrasporto direttamente dentro il castello e attacco direttamente il boss finale, magari muore in maniera inveroconda, però al di là di questo capite che cambia completamente il gioco. Magari da dentro apre la porta in un secondo, mentre prima il Game Master aveva in mente tutto un suo giro per far riuscire ad entrare i ragazzi, i personaggi ovviamente, all'interno del castello, magari non dalla porta principale, eccetera eccetera. Quindi questo è il focus e il perché vi ho parlato un po' di più di cripto. Diciamo che sono una parte veramente importante del Cypher System. Nelle prossime puntate vi farò vedere le ambientazioni, tra cui ovviamente Numenera, che merita veramente una puntata tutta sua, e vi farò vedere perché questo Cypher System è diventato una delle più grandi alternative ai giochi di ruolo base. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!